doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that's turned to ice. Circa 3.000 per gli organizzatori, qualcuno di meno per le forze dell'ordine. Solito balletto di cifre per quella che però è stata una delle manifestazioni più importanti nel Trevigiano dall'inizio della crisi. I lavoratori e le lavoratrici del colosso del freddo, l'Electrolux, sono scesi in strada lunedì marciando lungo la Ponte Bana per circa 3 chilometri dallo stabilimento di Susegana fino a Conegliano, dove in Piazza Cima si sono tenuti i comizi. Manifestazione riuscita grazie anche al supporto dei colleghi di Porcia, Solaro e Forlì. Slogan, striscioni, dichiarazioni che sono seguite alle molte assemblee svolte in fabbrica e che lanciano l'unanime no ai 500 esuberi previsti nel nuovo piano di ristrutturazione che segue quello del 2008, dove i tagli erano già stati 230. Dall'azienda vi arriva qualche segnale, anche vista la manifestazione di oggi? Segnali no, però io ho avuto la sensazione che si siano tirati da parte, nel senso che non ci sono state forzature né da parte dei dirigenti, né da parte degli impiegati, né da parte dei lavoratori. Quindi vuol dire che anche da parte dell'azienda c'è stato un passo indietro e un lasciar fare questa bellissima manifestazione. Io ho avuto questa sensazione qui. E tutti insieme, sia sindacalmente che con i lavoratori, proprio per dire a questa azienda che in questi anni abbiamo dato tantissimo e quindi questo non possono dimenticarlo. E come ho detto prima, abbiamo chiesto anche però alle istituzioni, perché questo è un problema ormai del territorio, non è più un problema del singolo lavoratore o di tantissime famiglie qua, è proprio un problema del territorio. A marciare insieme agli operai anche i due presidenti delle province interessate, Treviso e Pordenone, molti sindaci e anche alcuni sacerdoti. Una multinazionale che con la logica delle multinazionali continua a sfruttare un territorio per poi devastarne sotto l'aspetto della moralità e del lavoro. È una cosa inaccettabile. Noi ricordiamo purtroppo la Electrolux adesso, ma non dimentichiamo la Indesit. Non possiamo dimenticare la Gatorade a Treviso, queste multinazionali che guardano solamente al profitto e invece di investire in un territorio che ha dato tanto, guardano solamente l'aspetto finanziario. Noi siamo vicino ai lavoratori. Non si possono presentare piani industriali e poi rimangiarsi la parola. Abbiamo bisogno non di buttare benzina sul fuoco, ma di capire una volta per tutte qual è l'orizzonte industriale di questo grande gruppo. Non solamente per la tenuta occupazionale, ma anche per l'indotto, la fornitura o la subfornitura. Si creerebbe una grande esplosione sociale di cui in questo momento non sente assolutamente il bisogno. Quindi patti chiari con l'azienda, le istituzioni fanno la loro parte, ma anche da parte dell'Electrolux ci vuole grande trasparenza, a livello ministeriale e a livello locale. Una politica che dovrebbe battere un colpo, ha sottolineato l'unica parlamentare trevigiana e veneta presente alla manifestazione. Non voglio pensar male, sono assenti dalla piazza, ma che si facciano sentire presente nelle iniziative concrete, perché appunto la politica non basta che marci accanto ai lavoratori e alle lavoratrici, ma la politica deve creare le condizioni perché l'impresa assuma una responsabilità sociale e perché diventi o resti conveniente investire in questo paese, che è un paese che ha maestranze qualificate, ma che è un paese che ha un sistema paese che da troppo tempo, da decenni, non investe su se stesso per essere competitivo con il resto del mondo. E questo è il compito della politica, che batta un colpo se c'è, che batta un colpo anche il governo. Dal palco è intervenuto anche Don Giampiero Moretta, delegato per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, a nome anche del vescovo Pizziolo, che nei giorni scorsi aveva incontrato una delegazione di lavoratori esprimendo la sua amarezza per il comportamento dell'azienda e confermando solidarietà e vicinanza agli operai. In strada a marciare con loro un delegato proprio della pastorale sociale e del lavoro. Cioè, il lavoro è un nodo centrale anche per noi, insomma. Aumenta la povertà del territorio, sicuramente questo è vero e lo abbiamo anche presente. Potrebbero anche capitare le tensioni sociali, però quello che a noi importa di più è che non venga meno la tenuta etica del tessuto sociale, è la cosa più importante, la tenuta etica. Una provocatoria proposta ai sacerdoti è arrivata anche dal segretario generale della CGIL Trevigiana.
che per esempio, oltre alla solidarietà, se vogliono sostenere la lotta, tutto ciò che si raccoglie nelle prossime domeniche potrebbe essere a sostegno anche di questi lavoratori, perché lo sciopero costa. E costa specialmente in questo periodo dove le retribuzioni sono già dimezzate, perché molti di queste persone sono in cassa integrazione. When she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on way. In strada molte donne, i bambini a casa per il carnevale e quindi ironicamente vestiti da scheletri come quelli nell'armadio Electrolux. Molti immigrati, tanti padri e madri di famiglia preoccupati e a volte soli. Prima 10 anni fa eravamo circa 1000 in più, adesso man mano vediamo che la fabbrica diminuisce sempre di meno. C'è sempre meno gente e quindi ribadiamo no. Anche perché ci sono molte famiglie, molte storie che ovviamente poi andremo. Vedere anche voi, appunto, tanti ragazzi, tanti bambini in giro con noi per vedere, appunto, per dire no alla chiusura del sito di Susegana. Questo quadro qua è un po' delicato. È il problema, è la tua famiglia. Tu hai famiglia, ovviamente. Ho famiglia, sì. Perché io ho un problema, io sono in famiglia, sono io che lavoro a casa. Prima anche la mia moglie il lavoro lì, però hanno mandato a casa. Tu adesso sei in cassa integrazione oppure stai lavorando? Sto lavorando, però 3 giorni a settimana. Cosa devo dire? Forza ragazzi, speriamo che non chiudino, che non ci tolgono il posto di lavoro. Prima ci sfruttano e poi ci abbandonano. E da quanti anni lavorai nella città? Ovviamente con famiglia e quindi con situazioni. Con figli, sempre turni, non ci incontriamo mai in famiglia, le ferie non ce le danno, ci sfruttano e poi è così. Quello che dite è proprio questo, abbiamo fatto i sacrifici e adesso ci ripagate. Ci sbattono fuori, ci vogliono sbattere fuori, 280 esuberi a Porcia. La situazione è grave sia qui a Susegana che a Porcia. C'è una periodica ristrutturazione, molto probabilmente ci sono dei segnali che portano a prevedere un'alienazione dell'Electrolux dagli stabilimenti italiani. Quindi la situazione è molto... D'altra parte il governo, le istituzioni latitano e non abbiamo... Siete soli qui? Sì, abbastanza soli, quindi dobbiamo contare sulle nostre forze. Molte donne in piazza, abbiamo visto anche molte donne sindacaliste rappresentanti oggi, quindi la voce si fa forte anche delle donne. Ora che la voce delle donne si facesse forte, anche perché siamo una grande realtà nelle fabbriche ormai, non è più il posto di lavoro degli uomini, quindi è giusto che ci siamo anche noi. Molti bambini che sono in piazza oggi rappresentano anche le famiglie che sono in difficoltà da questa ristrutturazione. Certo, sì, perché comunque loro sono il nostro futuro e quindi dobbiamo lavorare anche per loro, per dare un futuro a questi bambini che crescono. Tra azienda e sindacati è previsto un nuovo incontro lunedì prossimo, 14 marzo, un nuovo atto di una partita da giocare, si spera, sul piano della lealtà e della responsabilità. Now I know what they say, it's a terrible...